Ciao ragazze! Allora, voglio fare i video dei preferiti di maggio perché avevo saltato quello di aprile perché comunque non sto comprando nuove cose, quindi erano sempre le stesse cose che stavo usando, essendo più preferiti quindi le continuo a usare, però adesso diciamo che ci tenevo a farne uno per maggio perché boh, no, ho saltato quello di aprile, quindi non so, volevo tornare con i video dei preferiti, quindi vi mostrerò un po' delle le cose che ho usato di più questo mese e non sono tante perché comunque non voglio ripetervi cose che, di cui vi ho già parlato in altri video, però era giusto per fare un video per farvi vedere le cose che sto usando di più. Allora, inizio con il preferito in assoluto, che è il profumo di Lady Gaga, che io amo alla follia. È buonissimo. Non sarei capace di scriverlo. Diciamo che è un po' fruttato e floreale, però ha una nota di vaniglia che è fantastica e davvero questo profumo è buonissimo, ve lo consiglio assolutamente. E vabbè, poi è del Liga, quindi poi è nero. Ah sì, comunque mi sembrerà strano, è nero proprio il liquido e ovviamente non va a macchiare i vestiti, è fatto apposta e ha una formula particolare e si apre così. Questo sembra tipo un tridente, boh. E volendo potete appoggiarlo così, adesso io vorrei farlo cadere. Comunque è davvero buonissimo. Si trova comunque in tutte le profumerie, credo, da Sephora lo vendono. E questo è quello da 30 ml ed è buonissimo. E dura anche abbastanza e davvero è strabuono. Non è né troppo estivo né troppo invernale, quindi comunque potete usarlo sempre. Cioè io lo adoro tantissimo, assolutamente fantastico. Poi il mascara che ho usato di più perché adesso ultimamente, cioè come anche oggi, metto solo mascara e niente perché non ho voglia di star lì poi di mattina col caldo. Adesso è arrivato davvero caldo, non ho molta voglia di star lì con ombretti, robe varie, quindi uso solo il mascara. E sto usando questo qui della Essence che è il Multi Action Blackest Black. Che diciamo che è la versione del Multi Action quello rosa più nera. Io quello rosa non l'ho mai provato. Comunque questo mi piace. Ha lo scovolino normale. E no, mi piace perché allunga abbastanza le ciglia, dà abbastanza volume, le pettina bene, non fa i grumi, dura, è facile da applicare, non ha lo scovolino troppo grosso e niente, mi piace. È abbastanza semplice come mascara, però dà un bellissimo effetto alle ciglia, quindi ve lo consiglio. Ho sentito dire che quello rosa è più buono, io quello non l'ho mai provato, però comunque credo che siano abbastanza simili e questo è molto buono. Poi, ovviamente non ho usato fondotinta per niente. E se mi capitava di voler, diciamo, coprire di più la pelle, ho utilizzato questo correttore della Essence, che è il Cover Stick, e io ho lo 04, che è fatto in stick, appunto, tipo rossetto. Niente, mi piace questo correttore, è molto buono, perché si può usare sia sugli, io lo uso anche sulle occhiaie, perché il colore è il mio perfetto tono di pelle. E quindi anche per le occhiaie è molto buono e non è né troppo grasso né troppo liquido neanche troppo secco, quindi mi piace molto questo correttore e comunque non costa neanche tanto. Adesso è quasi finito. Ah, ho fatto un ordine alla Elf, un altro, perché come sapete l'ultimo che ho fatto non mi era arrivato, quindi mi avevano rimborsato. Comunque spero che questo arrivi perché c'era il 40% ieri o l'altro ieri e ho preso le cose, poi spero che mi arrivi. E poi vai, farò vedere. Comunque, appunto questo, se volete provare un correttore, ve lo consiglio questo. Poi, un altro prodotto per il viso, che è l'ultimo prodotto di trucco, è questa cipria della Essence, sempre, che è la Makeup Powder, Makeup and Powder, che è fatta così, è quella con lo specchietto. Questa è la cipria e la uso magari sotto solo il correttore, giusto per fissare il correttore. E mi piace perché non è troppo pesante, è un buon colore, non è troppo pesante, opacizza bene, dura. E poi vabbè, anche questo è comodo. Io per esempio non porto in giro i trucchi, però se voi siete abituati a portare in giro per, diciamo, ritoccare il trucco, questo è comodo perché ha anche la spugnetta e lo specchietto. E si può usare, e in verità questa è una specie di fondotinta, perché si può usare anche bagnato come fondotinta, io non l'ho mai provato perché
non mi ispira come cosa, mi sembra molto cipria, cioè polverosa proprio come la cipria, quindi non lo so, non mi convince, non credo che proverò, anche perché mi piace così come cipria e continuo a usarla così. Poi ho due smalti, allora il primo che è il mio preferito in assoluto, che è il numero 281 della Kiko, non so se abbia ancora questa numerazione, ma credo di sì, ed è il color corallo. Io amo questo smalto, è fantastico, mi piace tantissimo, e addirittura, non vedo, è tipo qua, cioè che è un miracolo per me, per uno smalto. Infatti sono un po' triste perché non voglio che finisca perché mi piace tanto, si è anche un po' addensato tipo, però è bellissimo questo colore. Primaverile, estivo, fa un bellissimo effetto sulle unghie, dura abbastanza, si stende due passate, non è molto, alla prima passata non è molto coprente, ma poi con due passate risulta opaco il colore. E niente, mi piace. Adesso ci sono gli smalti a 2,50 euro da Kiko, mi pare, quindi in caso ve lo consiglio per l'estate, è un colore stupendo. È un corallo non troppo aranciato né troppo rosato, è proprio un colore perfetto, io lo adoro. Poi, siccome sono fissata con gli smalti sul rosso, tipo quello, questo smalto qui dell'Elf, che è quello che indosso adesso, e voi lo vedete un po' più chiaro, credo, a parte che è anche messo un po' male, comunque, è questo colore bordeaux, è il colore medium red, e è fatto così, sulle unghie risulta più chiaro di come è in boccetta. E devo dire che la formulazione degli smalti Elf è un po' strana, perché alcuni fanno schifo. Per esempio quello, ne ho uno nude, non so se sia così per il fatto che andrebbe usato per la French, però sinceramente è davvero orribile. Questo è abbastanza buono, con due passate il colore, a parte io che l'ho messo stramale, comunque con due passate il colore risulta molto più pieno, e mi piace molto perché dura tantissimo questo smalto, è stranissimo, dura tipo una settimana, dura davvero tanto, e quindi se state cercando un rosso classico, diciamo, questo ve lo consiglio, e costa anche poco. Adesso hanno aumentato i prezzi degli smalti, infatti non ho preso neanche uno. Comunque io l'avevo pagato 1,70 euro al 50%, quindi poco. Comunque in caso vi consiglio questo smalto. Ora ho altre due cose da farvi vedere, che sono un paio di orecchini, che sono quelli che vi ho fatto vedere nel video haul di Tallywelly, non so come si dica. Comunque sono quelli a cerchio così e li sto adorando, mi piacciono tantissimo perché sono neutri, nel senso che sono tinta unita, quindi vanno, cioè se indosso degli accessori argento stanno molto bene e non sono troppo evidenti, però sono comunque carini, cioè mi piacciono davvero tanto, danno un tocco un po' particolare e li avevo pagati pochissimo, quindi sì, credo che diventerò un'appassionata di orecchini a cerchio, perché non li avevo mai usati perché mi si girano, però perché prendevo quelli troppo piccoli e si girano normalmente, invece con questi che sono abbastanza grandi, cioè questa è la mia mano, sono comunque abbastanza grandi, con questi non mi si girano, rimangono livelli e mi piacciono tantissimo. Quindi questi, e poi un preferito un po' strano, perché cioè non credo che nessuno l'abbia mai fatto vedere su YouTube. Comunque, è questa cosa, che boh, io chiamo pesce, non so se si chiami così, comunque l'ho presa da Cliché, mi pare, e è quello che si mette per i capelli, cioè che si usa per i capelli, voi fate la coda e lo chiudete così. E è comodissimo perché dà un effetto molto bello ai capelli, cioè rispetto alla... oddio. Ok, rispetto al codino normale, non so, li raccoglie meglio, non lo so perché comunque mi piace come li raccoglie, poi è molto comodo e niente, cioè volevo far vedere, comunque l'ho usato tanto questo mese. E poi niente, altri preferiti, film non ne ho visti, credo. Voglio vedere il Grande Gatsby, credo che lo guarderò tipo questa settimana, non lo so. Ho letto il libro del Grande Gatsby e boh, non mi è piaciuto tanto, più che altro perché la storia non è il massimo, cioè è un po' strana come storia, un po' banale, sinceramente. Però credo che il film possa essere migliore del libro, stranamente, perché vale molto l'ambiente, l'ambientazione dell'epoca, i vestiti,
tutte le cose lussuose credo che nel film rendano molto, quindi potrebbe essere meglio del libro, quindi lo guarderò, poi vi farò sapere. Poi, beh, ho letto altri libri, però non c'è niente che mi abbia entusiasmato particolarmente. Non so che dire. Ah, come ho scoperto un nuovo YouTuber, PewDiePie, ovviamente lo conosceranno tutti perché ha tipo 8 milioni di iscritti. Fa dei video strani, cioè non fa video di trucco, è un maschio. Fa video di comici, diciamo. Cioè si riprende mentre gioca ai videogiochi. Fa troppo ridere. Ed è il fidanzato di QtPie. QtPie Mars. Non mi ricordo se il canale come si chiama. Comunque, lei mi piace tantissimo. È italiana. Fa video in inglese. È stracarina. È particolare come persona, però mi piace tanto. Quindi, vi ho parlato di tutto. Vi lascerò la lista completa sul blog, che non sto aggiornando da tantissimo. Però comunque, adesso che ho quasi finito la scuola, mi impegnerò, anche se parto. Lunedì parto, vado al mare fino a domenica, quindi per una settimana non ci sarò, credo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio il mio account Instagram nell'info box, perché così se volete seguirmi farebbe molto piacere. E ci vediamo alla prossima. Ciao!